La prima story si chiama Dum Nam, tra poco arriverà anche il video. E Dum Nam è un nome un po' particolare, perché vedete già la parola Nam, in effetti è perfettamente dedicato a ciò come tanti noi ci sentiamo anche quest'anno. E Dum, ovviamente, la parola stupidina, ecco. Perché qua parliamo dell'utilizzo degli schermi. E ovviamente vi ricordo che abbiamo sviluppato Dum Nam nel 2019 a settembre, quindi nessuno poteva capire che ci stava aspettando una pandemia a febbraio, marzo, nell'anno 2020. Quindi Dum Nam qui già parlava del digital divide, e digital divide magari 10 anni fa era chi apparteneva a un gruppo di persone comunque che si poteva permettere più schermi, più devices, quindi più che un telefono, più computer, più tablet, ma anche ovviamente computer. Questo era comunque un accesso a informazioni a chi poteva permettersi tutti questi queste tecnologie e questi device. Dove invece chi magari veniva da famiglie, diciamo, di classe diversi, non potevano permettersi telefonini, eccetera, anche in forma di comunque educazione. Adesso vediamo una tendenza notevole che sembra proprio al contrario, dove vediamo che adesso, specialmente durante il corona, ovviamente siamo tutti attaccati ai nostri schermi, come anche in questo esatto momento, ma vediamo dove il contatto umano sta diventando un bene di lusso. E un bene di lusso in questo momento è un lusso per tutti. Però ai tempi parlavamo di un bene di lusso riservato ai ricchi, perché le famiglie comuni potevano in effetti non sempre permettersi una vita screen free nel futuro. La classe agiata sempre ha avuto più timore dei schermi, vogliono che i propri figli giocano in modo completamente analogico e li mandano anche alle scuole private che si chiamano le scuole tech free. E vediamo che ci sono sempre di più in tutto il mondo, ma anche specialmente negli Stati Uniti. Vivere in effetti senza l'ossessione per il telefono per un giorno, chiudere i propri social media, non rispondere alle mail è diventato un nuovo status symbol. Le tate, per esempio, nel Silicon Valley, in effetti, hanno sempre più clausole nei loro contratti che non permettono l'utilizzo di alcuna forma di tecnologia, quindi realmente devono giocare con i bambini che hanno alla loro cura. Ma perché? Questo sta diventando un trend e adesso io vi posso anche dire che in effetti si è realizzata già questa tendenza. E quali sono gli effetti della sovraesposizione ai schermi digitali, se si ha un PC, un smartphone, un tablet o anche la TV? Molto tempo passato davanti allo schermo nuoce la capacità cerebrale dei giovani, specialmente se l'esposizione inizia in età precoce e continua durante la fase di crescita. È dimostrato come i bambini che hanno passato più ore davanti durante il giorno davanti allo schermo, parliamo di anche soltanto 2 ore, hanno dimostrato durante un test che hanno dei punteggi più bassi. Questo test era di calcolo e lingua, secondo dei risultati di un studio che abbiamo letto sullo sviluppo cerebrale di più di 11.000 giovani, da uno studio condotto dal National Institutes of Health negli Stati Uniti. Ancora più preoccupante è il fatto che questo studio sta riscontrando come il cervello di alcuni di questi bambini è in qualche modo diverso. Per quelli di loro si nota un assottigliamento prematuro della corteccia cerebrale, quindi la tua massa grigia la chiamiamo, e questi bambini anche hanno questa parte del loro cervello sia leggermente diverso. Questo ovviamente causa un po' di panico, ovviamente specialmente per i genitori. E il periodo in cui stiamo vivendo adesso, questo ovviamente porta a dei problemi, perché qua parliamo comunque di bambini che passano più di 7 ore davanti alla TV. Ma anche noi adulti comunque non siamo al sicuro, perché anche nella popolazione adulta un altro studio ha trovato un'associazione tra tempo di esposizione ai schermi e casi di depressione. Vediamo persino che chi ha il telefono vicino, anche se spento, ma comunque in vista, ha dei risultati di nuovo durante i test minori.
avevano fatto un studio nell'università di South Maine in cui 47 persone dovevano fare un test comunque sulla cognizione. Un gruppo aveva il telefono in tasca, quindi fuori vista, e un altro gruppo aveva il telefono in vista sul tavolo, anche se spento. Potete già immaginare che chi aveva il telefono in vista era automaticamente comunque distratto. E per quello anche il nome. Dum Dum, sì, purtroppo la tecnologia, anche gli schermi, pian pianino ci rende comunque un po' più stupidi col tempo. La pervasività degli schermi in fase educativa, specialmente nelle comunità a medio e basso reddito negli Stati Uniti, sta trovando anche sempre più spazio e questo trend non si vede nessun rallentamento. Già nel 2019, nello stato di Utah, per esempio, si vedeva che c'era una prescuola esclusivamente online e aveva già 11.000 bambini che partecipavano a questa prescuola. Questi sono bambini, per esempio, che non si possono permettere di andare a un preschool o magari vivono troppo lontano dalle città. Invece dove nell'altra parte degli Stati Uniti, nel Silicon Valley, vedi in effetti le prescuole cosiddetto screen time free. Vediamo più che altro che anche tra i teenager che vengono comunque da famiglie più abbienti passano 5 ore e 42 minuti davanti ai schermi, dove invece chi viene da una famiglia comunque a basso reddito hanno 8 ore e 7 minuti davanti a qualunque schermo. Quindi si nota veramente una differenza notevole, come dicevo. Se passiamo ai colori, a questo punto, vedrete che ci sono colori che parlano di questa tecnologia, di questa differenza che sta accadendo sia nel colore stesso, che è un po' uno dei primi colori, si chiama Stupidify, che è un colore, come vedete, magenta, un po' rosa. È un colore che comunque noi abbiamo visto, il colore un po' della stupidification della società. Il secondo colore è the golden ticket e questo è proprio questo lusso di contatto umano, che è un lusso che si vede sempre di più solo tra e per famiglie più affluenti e non per quelli purtroppo di un reddito medio e basso. Un colore oro molto fine, molto sofisticato. Il terzo è ciao che fai, credo che la prima volta che non devo spiegare cosa vuol dire, ovviamente negli Stati Uniti non lo devo spiegare, ciao che fai parla delle vere amicizie, quindi un colore rosso che tende per l'arancio, molto caldo, perché qua parliamo delle vere amicizie. La ricerca ha comunque mostrato che quando le persone hanno amici di altre generazioni, di altre culture, uno ha la possibilità di essere felice 3,5% in più. Quindi comunque un dato interessante. No wifi è il colore, è un colore molto tenue, è un verde, molto, diciamo, come dicevo, tenue, è molto pastellato. E qua parliamo dei nuovi resort, le nuove vacanze, dove la tecnologia lo lasciamo alla porta. Quindi qua vediamo, per esempio, le case in mezzo alla natura, dove proprio uno va off the grid. E l'ultimo poi è Wi-Fi, perché veramente abbiamo questo continuo bisogno di essere connessi sempre. E adesso anche vediamo che questo color grigio rappresenta ovviamente la nostra massa cerebrale, che di solito viene chiamato the gray matter, come comunque sta diminuendo con l'utilizzo degli schermi. Quindi questo è il primo tema, Domnam. Bene, diciamo che adesso mi piacerebbe fare un lavoro più di associazione, no? Quindi, come dicevamo prima, c'è tutta una parte un pochino più romantica, che è quella che ci hai raccontato tu, per quanto tu abbia toccato delle leve anche di educational sui giovani, sui bambini.
Però se osserviamo le novità anche, diciamo, del panorama 2020 o 2021, che numerosi brand dell'arredo stanno incominciando a erogare, ritroviamo una corrispondenza con quanto appunto tu ci hai appena, c'hai appena un po' raccontato, quindi dal racconto di Judith. Per esempio, adesso vi mostriamo magari qualche slide, se andiamo a vedere alcune collezioni outdoor che le aziende stanno appunto rilasciando in questi mesi, troviamo magari aziende come Etimo piuttosto che B&B Italia, dove i nuovi imbottiti effettivamente riportano quel colore talco, quindi il tenue e anche un po' delicato, no? Che ritroviamo appunto nella palette sotto il nome di Wi-Fi, no? Sì, no, Wi-Fi è un colore comunque, visto che è molto chiaro, ha un colore che comunque tende per il verde, che è un colore che sempre di più vediamo all'interno delle nostre case, per questo bisogno di riconnetterci alla natura, specialmente in tempi d'oggi. E questo più che altro è un colore, visto che in effetti ha un effetto talco dentro, quindi è un po' sbiancato, rende molto, è molto facile all'occhio, un colore che non stanca presto. Sì, diciamo che appunto è una nuance che rimanda anche un po' a delle esperienze più autentiche, no? Quindi lontano dalla tecnologia, piuttosto che dalle sue radiazioni, e la nuova filosofia che per me, diciamo che sì, in qualche modo valorizza e ritrova un po' in tutti i prodotti outdoor, mira proprio a offrire questa stessa esperienza, non solo a garantire il comfort, ma anche a riconnettersi, come dicevi tu prima, con la natura. E, è una sensazione e un impatto cromatico che invece distante dal grigio Wi-Fi, molto presente invece nelle scelte di finiture materiali, di cui si fa testimone, per esempio, cito Baxter, nel nuovo tavolo di Rongchamp, quindi realizzato con un accostamento di marmo opaco e la resina grigia, colori che in qualche modo ricordano la digitalizzazione e la tecnologia dirompente. Questi due aspetti, secondo noi, come vedete anche un po' da queste slide, così contrastanti, si trovano invece fluidamente accostati in una proposta tipo quella di Wall & Deco, quindi siamo sulla decorazione e i rivestimenti murali, interpretati proprio da un segno grafico, in questo caso i designer sono Draghi e Aurel, che inconsapevolmente hanno attinto dai toni freddi di questa storia, quindi quella che ci ha appena narrato, per dare vita a una proposta di prodotti e quindi rivestimenti murali decisamente allineata. La storia, infine, diventa molto interessante se sfogliamo, diciamo, alcune concept e progetti nel campo dell'hospitality. Come dicevamo all'inizio, il piccolo parallelismo che vogliamo comunque un po' condurre oggi si riferisce sia a come queste storie del colore e quindi a queste tendenze cromatiche trovano spazio e quindi atterrano sui prodotti che poi magari comunemente troviamo nelle case o prima ancora negli showroom, quando riapriranno ovviamente, ma soprattutto anche nei concept internazionali dedicati ai luoghi più pubblici, quindi comunque anche il mondo dell'ospitalità e degli hotel. Quindi partiamo dal dato più evidente, no? Del nostro essere iperconnessi e dell'imperare della tecnologia nella nostra quotidianità. Come architetti e interior designer disegnano e elaborano questi concetti. Sicuramente viene sfruttato il potenziale per dare un valore aggiunto ai loro stessi progetti, in modo che le persone possano ritrovarsi e sentirsi a loro agio, quindi interagire con l'ambiente, trasformare un ampio
come dire, un ampio spazio, per esempio, non so, una zona ristorante, in modo da creare un'esperienza memorabile, tanto da essere anche fotografata e poi ritornare sul mondo dei social, ed eccoci di nuovo qui sulla digitalizzazione. Rendere un progetto instagrammabile, come spesso si dice, sicuramente è la causa e al contempo conseguenza di questa tendenza. Per esempio, lo vediamo da un primo progetto che è il Follower Restaurant a Kiev, disegnato da uno studio locale, si chiama Yodizin. L'impatto dei social media è diventato un filo conduttore per gli architetti, che hanno appunto sfruttato i motivi grafici, gli accostamenti eclettici, i colori sono vividi, gli giochi di spezi per dare enfasi anche un po' all'ambiente. Oppure nel progetto successivo, per esempio più ad est, in Cina, il Con Emoting Market di Shenzhen è appunto un nuovo concept di spazio commerciale ibrido. È firmato da Yebin Design ed è realizzato su misura, diciamo sulla base delle nuove strategie di digital marketing. Si rivolge quindi appunto alla generazione Z di giovani cinesi, i post millennium. Quindi è un concept come un prolungamento del web, dove espositori e banconote, ad esempio, hanno una funzione di supplemento alla piattaforma digitale. E vediamo poi che i colori in continuo contrasto caldo e freddo, come appunto vuole la storia Dam Nam che ci hai appena raccontato. L'altro lato invece della storia è quello che si focalizza sulle conseguenze di questi atteggiamenti proprio digital addicted, ed è l'off-grid, quindi dal lusso elitario, la necessità di allontanamento da questo mondo, una disconnessione, diciamo, generale dall'iperconnessione di cui parlavamo prima, per ritrovare appunto quell'autenticità dei valori e delle esperienze genuine. Sono, diciamo, ormai innumerevoli i resort nel mondo immersi nella natura che stanno sviluppando questo tipo di concetto. Lo studio NOAA, ad esempio, ne ha fatto una cifra distintiva della propria identità, quindi ormai si rintraccia da subito quello che può essere la firma del progetto quando ci sono loro dietro. Così ancora di più le tiny house, per esempio, immerse nella natura, quindi diciamo questi rifugi di montagna o cabin in materiali completamente naturali ed ecosostenibili, sono veri e propri, diciamo, luoghi per l'anima che si allontana da tutto e da tutti, proprio alla ricerca di quel benessere decisamente più personale.